Benvenuti al video notiziario della Camera di Commercio Italiana in Giappone. Queste le notizie della settimana. L'Italia trionfa al Premio Imperiale di Tokyo e Nobel delle Arti Giapponesi, di cui si è tenuta mercoledì la premiazione. Enrico Castellani per la pittura, Maurizio Pollini per la musica e Sofia Loren per la recitazione sono questi tre italiani che hanno ricevuto direttamente dalle mani del principe Hitachi, fratello dell'imperatore Akihito, il prestigioso riconoscimento. Non era mai successo prima in 22 edizioni che una nazione si aggiudicasse tre premi con artisti nati e legati strettamente al proprio paese, ha osservato Lamberto Dini, uno dei 5 consiglieri internazionali del premio. Continua la corsa dello yen nei confronti del dollaro. Questa settimana il biglietto verde ha toccato i livelli più bassi degli ultimi 15 anni e mezzo, tenendosi sotto gli 82 yen. L'autorità monetaria di Singapore ha fatto sapere che ha intenzione di rivedere i propri programmi d'acquisto nei confronti del dollaro, e questo sta spingendo molti operatori a vendere dollari americani e acquistare monete asiatiche. Cresce anche in Giappone l'attenzione per lo scrittore premio Nobel Liu Xiaobo, tenuto prigioniero in Cina per incitamento alla sovversione del potere dello Stato. Ieri anche il primo ministro giapponese Naoto Kan ha fatto un appello per la liberazione di Xiaobo e per il rispetto dei diritti umani in Cina. L'aeroporto internazionale di Narita a Tokyo ha in programma di aprire un nuovo terminal riservato ai voli low cost, di ampliare quelli esistenti per rinforzare il proprio ruolo di hub internazionale. Il nuovo piano porterà a un aumento del 40% di decolli e atterraggi entro il 2014. Sayonara!